Ciao a tutti ragazzi, dal Tarfone finalmente tornato dopo mesi di inattività, speriamo in meglio, insomma. Comincio questa nuova serie di Fallout e cominceremo dal primissimo episodio. Un saluto da Celine qua a fianco che mi sta guardando malissimo. E cominceremo da questo primo episodio, faremo il secondo, poi passeremo al Tactics, a Fallout Tactics, e poi vedremo se fare anche gli altri due che sono un po' più lunghi, che tra virgolette vengono considerati dei Fallout diversi. Allora, è un gioco di ruolo, vabbè, qua abbiamo l'intro, nuova partita, carica partita, crediti, esci. Vi faccio vedere l'intro che è sottotitolata e tradotta in italiano, potete trovarlo benissimo su internet. Il gioco l'ho acquistato su GOG, li trovate tutti e tre a un buon prezzo. E adesso vi lascio sull'intro. War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons, petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation-states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of World War had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is it? Bene, rieccoci qua ragazzi. Allora, nuova partita. Qua ci sono, volendo, la possibilità di scegliere due o tre personaggi pregenerati. Noi ce ne facciamo uno nostro. Nome. Ovviamente Tarf, età mettiamo la mia che sono la bellezza di 30, ovviamente maschio, e qua ci sono le varie caratteristiche. Forza, che come potete vedere qua in basso a destra,
praticamente serve per i punti vita, i danni in mischia e la possibilità del peso trasportabile. Abbiamo un inventario, non abbiamo un tot di slot possibili, ma abbiamo semplicemente il peso. Percezione modifica la sequenza, che è questa, cioè la velocità di reazione che abbiamo, tipo se combattiamo per primi, per secondi o terzi, e modificatori del combattimento a distanza, tipo armi leggere, la percentuale di colpire i bersagli, queste cose qua. Resistenza aumenta i punti vita, resistenza a veleno e radiazioni, tasso di guarigione e i punti vita addizionali per livello. Carisma modifica le reazioni dei PNG, i prezzi di baratto e può dare la possibilità di tirar fuori alcune risposte, diciamo, un po' più convincenti in determinati dialoghi con le persone. Intelligenza ci aumenta il numero dei punti abilità per livello, che sono questi qua, che ci vengono fuori un tot ogni passaggio di livello. Aumenta le opzioni di dialogo tra le varie, quando parliamo con dei PNG, e aumenta molte abilità tipo dottore, pronto soccorso, tutto ciò che riguarda l'intelligenza. Agilità, ci aumentano i punti azione, che sono questi. Praticamente ogni azione che facciamo durante i combattimenti consuma un tot di punti, e più ne abbiamo meglio è. Aumenta la classe armatura e aumenta anche questa qua la sequenza, e molte abilità tipo lo scassinare, muoversi furtivamente, queste cose qua. La fortuna è la fortuna, aumenta sicuramente i colpi critici, come potete vedere. Aumentando la fortuna aumentano i colpi critici. Aumenta la possibilità di trovare degli eventi, tra virgolette, casuali, che dopo comunque cercheremo insieme sulla mappa del gioco, e puoi avere fortuna oppure no. Questo cambia dalle statistiche. Il personaggio che andrò a fare sarà un futuro cecchino, per cui ci interesserà molto avere una buona mira, una classe armatura alta, molti punti azione. E qua sotto abbiamo dei tratti opzionali che riguardano noi, cioè come siamo cresciuti, come siamo venuti su. Vi faccio un elenco veloce: metabolismo rapido, praticamente siamo meno resistenti alle radiazioni del veleno, ma guariamo più in fretta. Colosso, facciamo più danni fisici. Mingarlino, siamo belli snelli, ma siamo meno prestanti a portare pesi. Destro mancino, siamo bravissimi con le armi a una mano, ma con quelle due facciamo schifo. Finezza, non facciamo molti danni, ma facciamo molti critici. Kamikaze, ci abbassa l'armatura, ma abbiamo la sequenza più rapida, per cui combattiamo per primi. Mano pesante, facciamo più danni in mischia. Colpo rapido, non possiamo fare i colpi mirati che poi vi faccio vedere, però possiamo sparare con un punto azione in meno. Considerate che all'inizio, con la pistola che avremo in dotazione all'inizio, ci servono 5 punti azione per fare un colpo. Caos di sangue, la gente muore in maniera violentissima. Iettatore, gli altri sono sfortunati, ma siamo sfortunati anche noi. Pacifista, praticamente diminuiamo le abilità di combattimento, queste, e tutte le altre le alziamo. Tossicomane, diciamo, sviluppiamo una dipendenza alle droghe il doppio più velocemente, ma ci riprendiamo lo stesso più velocemente dagli effetti. Sì, un po' controsenso. Resistenza ai farmaci, siamo meno dipendenti dalle droghe. Nottambulo, di notte abbiamo dei bonus, di giorno abbiamo dei malus. Abile, ci aumenta praticamente di più 5 punti tutte le abilità, però guadagniamo una strenna che, quando capiterà, vi farò vedere, ogni 4 livelli invece che ogni 3. Praticamente sono delle abilità, dei tratti opzionali che possiamo acquisire andando avanti col tempo. Dotato invece ci dà più 1 tutte le caratteristiche, però ci toglie un 10% qua. Allora, visto che questi a un certo punto, quando avremo un'intelligenza alta, avremo dei punti da buttare via tranquillamente, e invece alzare le caratteristiche sarà molto difficile, noi prenderemo dotato, per cui qua, come potete vedere, sono passati tutti a 6, e prenderemo mingarlino. In questo modo possiamo trasportare, come potete vedere, meno peso,
perché da 175 passiamo a 125. Però ci aumenta la classe armatura e ci aumentano determinati punti qua. Forza lo terremo a 6, agilità la portiamo a 8, intelligenza la portiamo a 8, fortuna la portiamo a 5, teniamo i colpi critici sul 5%, anche perché più avanti avremo delle strenne abilità nuove che ci aumenteranno ancora di più i critici. Carisma possiamo tranquillamente tenerlo sul 5, resistenza anche io lo tengo sul 5, percezione lo portiamo a 8, scusate, agilità dobbiamo portarla a 10 per avere 10 punti azione, perché sennò altrimenti non resistiamo nulla. Abbiamo un altro punticino e direi un'intelligenza 9. In questo modo, come potete vedere, determinate abilità si sono alzate meglio, avremo molti più punti per passaggio di livello da poter distribuire. Volendo, possiamo abbassare la fortuna a 5 e portiamo l'intelligenza a 10. In questo modo avremo molti più punti da distribuire qua molto più velocemente. Poi dobbiamo scegliere tre abilità. Andremo come armi leggere, che come potete vedere dalla descrizione sono piccole armi da fuoco, pistole, mitragliette e i fucili. Visto che principalmente a noi all'inizio ci interesserà arrivare sui fucili, ma comunque anche sulle pistole, va bene questa. Più avanti dovremo passare alle armi energia, però avremo tanti di quei punti da far paura. Ci servirà all'inizio per prendere qualche punticino in più scienza e scassinare. Allora, scassinare ci serve per aprire determinate serrature più avanti nel gioco, o comunque per fare determinate cose. Rubare, sentendo altre persone, guide, company lo consigliano, perché si può rubare ai personaggi non giocanti, che sarebbero i PNG. Però a un certo punto avrete tanta di quella roba che dovrete lasciarla per terra, per cui all'inizio sì, può servire come non può servire. Le abilità di pronto soccorso, dottore, le tireremo su più avanti con calma, come vi ho detto, punti ne avremo a manetta. Riparare, dialogare, queste cose qua possiamo lasciarle stare. Come potete vedere, abbiamo classe armatura 10, punti azione 10, peso trasportabile 125, danno da mischia 1, non facciamo un cazzo di danno. Queste sono le varie resistenze, sequenza 16, per cui saremo molto veloci a sparare, tasso di guarigione 1, percentuale colpi critici 4. Per il resto mi va bene così. È un personaggio che ho già giocato, che ho già fatto, per cui lo so abbastanza usare. Io vi consiglio più o meno di stare abbastanza sulla media, o comunque di provarlo. Considerate che comunque durante il gioco potete alzare queste le caratteristiche, tipo forza tra armature e vari potenziamenti, potete alzarla di 4 e le altre statistiche mi pare di 2 o di 3. Procediamo. You're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe. Okay?
Ok ragazzi, questa è la schermata praticamente di gioco e in sostanza quello che dobbiamo fare è recuperare un chip che serve per depurare l'acqua e abbiamo 150 giorni di tempo. Io quando ci sono i filmati, quelle cose lì ve li lascio guardare, non ci parlo sopra, in questo modo ve li guardate con calma. Benissimo, siamo in questa maledetta caverna, questa qua sotto è l'interfaccia. Qua possiamo vedere i punti vita, questa è la CA. Qua, come potete vedere, ci sono dei LED che si illuminano. Questi qua sono i punti azione che abbiamo per combattimento che ci rimangono. Questo è quello che abbiamo attualmente in mano. Con questo pulsante, adesso vi faccio vedere, possiamo praticamente cambiare la mano. Questo è il nostro inventario, ci fa vedere cosa abbiamo in tasca, l'armatura che indossiamo. Oggetto 1, oggetto 2 che sarebbe mano destra e mano sinistra. Qua abbiamo le caratteristiche del nostro personaggio, i danni che facciamo con un'arma, i danni che facciamo con l'altra arma, quanto peso stiamo trasportando. Vabbè, qua abbiamo quantitativo di munizioni, che tipo di munizioni abbiamo e la gittata. Qui abbiamo la mappa. Lo scanner al momento non ce l'abbiamo installato. Questa è alta risoluzione, questa è bassa risoluzione. Niente di che. Il nome della zona dove siamo. Questa è la caratteristica, la scheda del nostro personaggio. Una volta entrati, come potete vedere, qua c'è più o meno, infatti mi dà punti abilità insufficienti. Le strenne, che sono quello che vi dicevo che potremo acquisire ogni 3 livelli. Qua abbiamo i tratti che abbiamo scelto all'inizio, il nostro karma che adesso è 0, i morti, cioè tutto quello che abbiamo ucciso, livello, punti esperienza acquisiti, punti esperienza necessari per il prossimo passaggio. Pardon. Il Pip Boy. Qua abbiamo praticamente il calendario, che ore sono. Con questa, vabbè, con la campanella possiamo decidere quanto star fermi e far lo scorrere del tempo, i giorni che ci rimangono, lo stato, cioè le missioni che abbiamo, le automappe, che per ora non abbiamo niente, gli archivi, che sono praticamente i filmati, e basta. Boh, procediamo. Qui abbiamo un bellissimo cadavere. Io il gioco l'ho fatto, l'ho già finito, per cui alcune cose so già dove andare a cercarle, altre magari me ne sono dimenticato, ma vabbè. E siamo in questa bellissima. Ah, di default, giustamente vi faccio vedere questo pulsante delle opzioni: salva, carica, preferenze, difficoltà di gioco difficile, difficoltà di lotta duro, livello di violenza massimo sangue, evidenza bersaglio solo con mirino, cioè quando io praticamente vi faccio vedere, selezionerò solo col mirino, mi fa vedere dove sono i bersagli. Messaggio di combattimento prolisso o breve, insulti in combattimento accesi, filtro linguaggio spento, corsa normale, cioè non correrà mai a meno che voi non teniate premuto lo shift. I sottotitoli ve li ho attivati, in questo modo potete vedere tranquillamente. Evidenza degli oggetti non serve più di tanto. Qua vabbè, velocità di combattimento e ritardo del testo, tutte queste cose qua sono le varie opzioni di gioco. Noi cominciamo a divertirci. Questa caverna praticamente è piena di ratti. Se i nemici vi vedono, si attiva il combattimento, e come potete vedere, questo è il cursore di movimento, sono delle varie caselline dove si può spostare. Come potete vedere, vi dà il numero. Questi sono i punti azione che vi consuma. Qua torniamo con la freccetta, che volendo posso dire: ah, guarda, non vedo niente di strano. Se invece faccio qua, vedo delle ossa. Schiacciando di nuovo il pulsante destro, andiamo con il mirino. Come potete vedere, viene fuori la percentuale per mettere a segno il colpo. PA, punti azione che ci servono per sparare il colpo singolo. Punti azione che ci servono per sparare il colpo mirato. Colpo singolo spara semplicemente un colpo diretto. Utilizza il posto più alto per colpire, la parte del corpo più alta per colpire. Col tasto destro si possono cambiare le impostazioni dell'arma e possiamo ricaricarla. Chiudiamo il combattimento. Come potete vedere, ogni topo sono 25 punti esperienza. Giustamente i colpi da dietro fanno più male, insomma, maledetto topo mi ha fatto 2 danni. Invece il colpo singolo mirato possiamo vedere praticamente tutte le parti del mostro.
possiamo colpire la testa, gli occhi, dove praticamente abbiamo una maggiore possibilità di fare critici, alle zampe, anteriori, posteriori, destra e sinistra per poterli rallentare, all'inguine e al corpo. Come potete vedere, il corpo è quello che ha la percentuale più alta. Noi proviamo a colpirlo agli occhi, che ci dà un 50%, lo colpiamo agli occhi, e come potete vedere qua sotto, Ratto è stato colpito agli occhi per 11 punti vita, è stato ucciso. Colpo agli occhi fa molto più male rispetto a un colpo sul corpo, anche perché gli occhi, giustamente, a livello anatomico, ci vedi, dietro c'è il cervello, dici ok, va bene, lo uccidi. Colpo normale invece non mirato, 9 punti di vita ed è stato ucciso. Vi può succedere che colpiate facciate 2 danni, come può succedere che colpiate e ne facciate molti di più. Adesso per ora, non avendo molti punti azione, perché più avanti riusciamo con varie strain e varie abilità a recuperarne, o drogandoci più avanti, vi farò vedere come, anche se io non uso molto spesso le droghe da combattimento, si potranno aumentare i punti azione. In questo modo, ad esempio, potremo sempre giocare con la possibilità di mirare sempre ogni colpo che spariamo. Io ricarico spesso perché, purtroppo, quando giocavo le prime volte mi succedeva spesso di trovarmi con le armi scariche in combattimento, per cui quando finisco di uccidere i primi topi utilizzo i punti che ci sono sempre per ricaricare, in questo modo non li spreco in giro da un'altra parte. Questa parte sarà un po' noiosa, voi dite, ma perché invece di sparare non usi coltello? È vero, potrei farlo, però come ho settato il personaggio col coltello, vi giuro ragazzi che non faccio niente. Poi quando rimane un topo magari vi faccio vedere. Anzi, teniamo quel topolino lì in uscita. Praticamente per ora, diciamo, facciamo one shot o one kill. Dobbiamo cercare di mantenere questa media, anche se abbiamo per ora l'arma più scrausa del gioco, anche se esteticamente è quella che mi piace di più, perché non lo so, mi piace di più. Allora, qua ci sono un bel po' di rattoni. Come vedete, lui mi ha visto. Il gioco entra in modalità combattimento, per cui si va a turni. Ovviamente se lui mi vede per primo, il combattimento comincia lui. Come potete vedere, io ho mancato il bersaglio, però avendo una sequenza molto alta, attacco per primo. Ora, tanto quello lì in fondo mi ha visto, andiamo da dietro. Ricordatevi che andando da dietro si fa sempre un po' più di danno. L'altro ha la classe armatura leggermente abbassata, per cui conviene, tra virgolette, andare da dietro. Lo so che suona brutto, ma noi stiamo anche per finire i colpi. Ah, i colpi che vi sto dicendo che sono per finire, magari li avete già visto, lo si vedono qua. Questa barretta verde, che in base ai colpi che ha l'arma caricata, come potete vedere adesso è tornato full. Considerate che più o meno cercherò di fare almeno 2 episodi alla settimana per ora, perché per questioni di tempo, lavorative e altri impegni non vi prometto di più. Se riesco, ben volentieri. Se non riesco, cerco di stare sui 2 episodi alla settimana. Per cui non mi chiedete fanne un altro, ti prego, ne vogliamo tanti. Io cercherò di farli, però col tempo che ho, ragazzi, anche perché, come avete visto, sono rimasto distante abbastanza dal canale, proprio perché ho avuto altre cose più importanti da fare. Adesso sono riuscito a sistemarmi un attimo, con calma cercherò di ritornare. Bene, rattoni non dovrebbero essercene più. Schiacciamo shift in maniera che il nostro ragazzo corre. Ah, una cosa mi sono dimenticato, questo pulsantino qua
praticamente fa vedere le nostre skill, le nostre abilità che possiamo usare. Possiamo muoverci furtivamente, scassinare, rubare, togliere le trappole, bendarci, curarci in maniera più professionale, tipo se abbiamo un arto rotto o altro, scienza e riparare gli oggetti. Potete vedere per ora sono abbastanza basse, ma vedrete che più avanti alzano. Coltello. Coltello, come potete vedere, ha dei punti azione molto inferiori. Possiamo brandirlo mirando. Possiamo affondarlo mirando. L'affondo praticamente è lanciarlo via. Come potete vedere, mi servono 3 punti azione, devo cambiare il turno. Riusciamo ad ucciderli, però, come vi avevo detto, ci mettiamo una vita. Se eravamo in mezzo come prima una miriade di topi, ci massacravano. Anche perché siamo partiti con 31 punti vita, siamo arrivati usciti con 21. Le transizioni di questo gioco, magari qualcuno si ricorda i vecchi Baldur's Gate, Icewind Dale, che bisognava arrivare a fondo alla mappa, li hanno aumentate leggermente di più. Sono queste zone qua. Praticamente camminandoci sopra il personaggio esce. E qua si arriva alla mappa. Le uniche due locazioni che abbiamo sono il Vault 13 e il Vault 15. Per cui direi andiamo verso il Vault 15, sperando di trovare quel maledetto chip. Come potete vedere il terreno cambia, queste sono montagne, questa praticamente è pianura. E qua troviamo una località ignota. Entriamo. Benvenuto a Shady Sand, straniero. Durante il tuo soggiorno qui sei pregato di tenere le armi nel fodero. Benissimo, allora noi cerchiamo di fare le persone civili. Spostiamo il coltello in questo modo. Mettiamo via l'arma. E possiamo camminare tranquillamente. Vediamo un po'. Banderuola, questa sono banderuola, aiuta la gente a scendere a studiare le condizioni meteorologiche. Vabbè. Questo si chiama Seth. Salve, mi chiamo Seth, come posso aiutarvi? Vorrei delle informazioni. Informazioni, che cosa vuoi sapere? Parlami di questo posto. Shady Sands è una comunità pacifica, abbiamo il nostro sistema di irrigazione che ci consente di coltivare il nostro cibo, se non forse per i Red Scorpion, io lo dico in inglese perché suona un po' meglio, e i predoni non avremmo preoccupazioni. Cosa mi puoi dire dei Red Scorpion? Quei dannati Red Scorpion hanno messo gli occhi sui nostri Ibrahim, che poi vi faccio vedere, sin da quando ci siamo stabiliti qui. Praticamente ogni settimana qualcuno rimane avvelenato nel tentativo di tenere quelle bestiacce lontane dai nostri recinti. L'ultima vittima è mio fratello Jarvis. Razlo, il medico del villaggio, sta lavorando giorno e notte per trovare un antidoto. Ehi, se credi di potersi aiutare, perché non parli con il nostro capo Aradesh? Parlami di questo posto, vabbè, vorrei che mi parlassi dei predoni. Ci sono diversi gruppi di predoni, il mio compito è quello di addestrare guardie per cercare di respingerli. Una delle bande è accampata a sud-est di qui, fa attenzione. Ok, qua potremmo dirgli di portarci alla grotta dei Red Scorpion, ma per ora lasciamo stare perché ci aprono come una gozza. Possiamo barattare con lui, ha dei soldi e ha una corda. Allora, la corda ci tornerà utile più avanti nel gioco molto spesso. Come potete vedere, qua ci danno dei... la moneta corrente è il tappo di gnucca cola. Il nostro torcia chimica, che non è altro che uno tipo una starlight, quelle cose lì, costa 35 e la corda costa 34. Per andare a pari, 35-35, gli offriamo lo scambio. Loro accettano anche a meno. Cioè, se loro ci guadagnano accettano, se loro ci perdono non accettano. Questo non ci offre nient'altro, per cui vabbè, torniamo a parlare. Dovresti parlare con Aradesh, il nostro capo, incontra sempre con piacere i nostri ospiti, dovrebbe trovarsi nella nostra sala comune, quel grosso edificio a sud. Ok, va bene, grazie. Qui invece abbiamo la signorina Katrina. Ha uno splendido sorriso. Benvenuto Shady Sands, viandante, mi chiamo Katrina, il mio compito è accogliere gli stranieri e aiutarli a conoscere il villaggio. Avrai meno problemi con gli altri abitanti se ascolterai quello che ho da dirti. Vabbè, parlami di te. Sono cresciuto in un Vault e ho vissuto là per molti anni, le giornate erano tutte uguali, sfortunatamente eravamo in troppi e la convivenza si faceva di anno in anno più difficile. La situazione precipitò
Ci fu uno scisma e molte persone se ne andarono portando con sé le cose migliori. Alcuni di noi cercarono di rimanere nel volto, ma poi fummo attaccati. Io rimasi ferita e finii qui. Adesso cerco di aiutare le persone. Cosa posso fare se rimango finito? Beh, se non trovi un dottore dovrai curarti da solo. Gli Stimpak sono un medicinale molto comune. Usali su di te per curare le ferite più lievi. Il pronto soccorso è una pratica più lenta, ma comunque è utile. Per le ferite più gravi, come una gamba rotta, dovrai usare l'abilità dottore. Qua praticamente ci fanno un mini tutorial di come dobbiamo muoverci nell'universo di Fallout. Dove posso trovare un po' di provviste? Dovrai fare come facciamo noi, recuperarle in giro o fai un barato. E se sei attaccato, anche i tuoi nemici potrebbero fornirti varie cose. Cosa che noi andremo molto a caccia di nemici. Sempre che tu riesca a sopravvivere per depredare i cadaveri. Si tratta di una pratica barbara, ma per molti è l'unico mezzo di sopravvivenza. Noi di Shady Sands siamo una comunità pacifica e gli oggetti che non possiamo produrre li barattiamo, li compriamo. Parlami un po' del baratto, vabbè, il baratto chi è che non lo conosce? Qua vi spiegano un attimo in velocità. Parlami un po' del mondo. So molto poco del mondo esterno, sono ufficio al mio volto quando è stato attaccato. Sfortunatamente sono rimasta ferita gravemente e non ricordo molto di quello che è successo. Madharma veglia su di me, dall'alto dei cieli, ha fatto in modo che gli abitanti di Shady Sands mi trovassero. Adesso vivo qui. Hai parlato con Ian? Fa parte della scorta di un mercante, ma è rimasto ferito. Sta recuperando le forze in quella guardiola laggiù. Vabbè, indica l'edificio est. Ha viaggiato sicuramente più di me. Dove si trova il vostro vault? Era il vault 15. Si trova parecchio ad est di qui. Abbiamo anche cercato di contattare altri vault, ma non ci siamo mai riusciti. Credo che ad attaccarci siano stati i predoni. Fai attenzione. Fatalità, il vault 15 è quello dove dobbiamo andare noi. Parlami di questo posto. Vabbè, qua ci sta dicendo di nuovo tutto. No, aspetta. Siamo un piccolo villaggio, vabbè. Per ora è tutto, grazie. Abbiamo parlato con lei, guadagniamo 250 punti esperienza per aver ricavato informazioni utili. Va bene. PX sono sempre utili. Allora, ricordatevi di spulciare praticamente tutte le case senza ovviamente farvi vedere perché ci sono tantissimi oggetti che possono tornarvi utili. Ok, allora, cosa abbiamo trovato? Questo è un manuale scout, un libro sui metodi e gli ideali degli scout, informazioni molto utili su come vivere all'aperto. Benissimo. Dovrebbe interessare l'abilità escursionista. Come vedete io ce l'ho almeno 8%. Apriamo l'inventario. Con questa manina qua lo lasciamo a terra, con questa invece lo usiamo. Impari molto sulla sopravvivenza in zone selvagge. Il libro viene consumato e come vedete ci dà praticamente un 10%, un 10 punti abilità. Qua come potete vedere i morti è andato a ratti 20, il karma reputazione generale strenne nessuno. Finché non vi vedono gli abitanti più di tanto non vi rubano, se vi vedono rubare vi possono attaccare, dovete sterminare l'intero villaggio. Se invece riuscite a non farvi vedere e non vengono fuori i casini, potete praticamente fregarvi qualsiasi roba. Il karma non scende e non avete nessun tipo di problema. Questo è Aradesh, che è il capo di questa piccola comunità. Benvenuto, cosa ti porta a Shady Sands? Qua abbiamo varie risposte. Vengo da un piccolo villaggio ad ovest di qui, sto solo esplorando la zona e non intendo farvi alcune domande. Che te ne frega? Preferisco non rivelare le mie ragioni. Vengo da un volto ad ovest, la mia gente sta morendo di sete e devo trovare un cibo per la purificazione dell'acqua. Sono in missione per salvare un popolo dalla distruzione. Shady Sands, ups, mi sono perso, adesso devo proprio andare. Qua, in base a come volete giocare, potete dirgli la verità, non dirgli la verità, per ora non influenza molto. Io gli dico semplicemente la verità. Wanderer, I shall believe you. Qua ti dice viandante, voglio credere, per il momento puoi rimanere a Shady Sands, ma sappi che ogni tua mossa sarà controllata. Mi stavo chiedendo se potevo farti qualche domanda. Certamente, cosa vuoi sapere? Cosa puoi dirmi delle altre città della zona? Jungtown sorge a sud di qui, ma ritengo che abbia ben poco da offrire. Ciao Dastan, questo è il gatto che ho acquisito portando Selin qua da me, che viene a salutarvi anche voi ragazzi di YouTube, non so se lo sentite. Dai racconti dei viaggiatori pare che ci siano altre città più a sud. Grazie, posso farti qualche altra domanda?
Com'è la situazione in questa zona? Ossia, un grosso branco di Red Scorpion sta uccidendo le nostre mandrie, non sappiamo da dove provengano, ed anche se riusciamo ad eliminarne qualcuno, continuano a tornare, più numerosi di prima. E poi, ultimamente, quei mostri hanno cominciato ad attaccare la mia gente, Radler sta cercando di trovare un antidoto contro il loro veleno, ma non so a che punto sia la ricerca. Vi aiuterò io a liberarvi di quei mostri, posso aiutarvi io, ad un prezzo naturalmente, ma è orribile, posso farti qualche altra domanda? Noi essendo cercando di diventare di karma ultra positivo, vi aiuterò io a liberarvi da quei mostri. Oh, sì, ti prego, parla con Razzolo e gli sa molte più cose di me riguardo a quelle creature. Ok, va bene, ciao. Possiamo ritornare a parlare con lui, per ora non ci dirà nulla di che, possiamo vedere che cosa ha da barattare. Un coltello dei tappi. Vabbè, non ce ne facciamo nulla per ora. Goodbye. Queste gentili signorine non ci fanno nessun servizio, purtroppo. E qui c'era una ragazza che, come potete vedere, è qua sotto, perché ogni tanto, giustamente, i personaggi se ne vanno in giro, non sono mai al loro posto. Come potete vedere, un'altra bellissima libreria, dove possiamo trovare uno steampack, che questi ci servono per curarci, un coltello e delle rocce da lanciare, che gliele lasciamo anche lì, in quanto noi le rocce non ce ne facciamo nulla. Andiamo dalla ragazza qua sotto. Io, come vi ripeto, il gioco l'ho già fatto, per cui so più o meno dove andare, almeno all'inizio, da quello che mi ricordo. Ciao, mi avevano detto che nel villaggio c'era un viaggiatore, ma finché non ti ho visto ero piuttosto dubbiosa. Mi chiamo Tandy, e tu? 10 lode per il nome, questa qua è la figlia del capovillaggio. Poi mi chiamo Tarf. Beh, come ti sembra il nostro piccolo villaggio? Ti sei già stufato? Non è male, posso farti qualche domanda? Diavolo, sì, qui non c'è niente da fare se non guardare i bramini che si accoppiano, che poi ve li faccio vedere. Non mi pare un posto malvagio? Beh, sì, è un po' noioso. Noi cerchiamo sempre di stare su buono. Sì, credo, non sono mai uscita dal villaggio, quindi non so che aiuto potrei darti. Allora, cosa ti serve? C'è altro da queste parti, ci sarà una mezza dozzina di città a sud, ma siccome sei un così grande viaggiatore, sono certa che li conosci già, giusto per dire col cavolo che te le svelo. Come vanno le cose da queste parti? Come sempre, una barba, cosa mi sa dire sulla regione meridionale? Niente di che. Ti piace stare qui? È ok, credo, cioè questa è casa mia, non è così barbosa. Sai, vorrei vedere il mondo. Se sei così annoiata, perché non te ne vai? Andarmene io mi piacerebbe, ma non sono abbastanza esperto per andarmene da sola. Esperta per andarmene da sola. E nessuno vuole venire con me. La cosa peggiore poi è che mio padre dice che se mi capitasse qualcosa gli verrebbe un colpo. Brutta situazione, posso farti qualche altra domanda? Questa non ci dice niente di nuovo. Vediamo se c'è qualcosina interessante da darci. Volendo uno steampack. Vuole 135 tappi. Si attacca al tram per i miei gusti. E direi... Bene, beh, grazie della chiacchierata. Da queste parti non si vedono molti stranieri, così mi fa sempre piacere parlare con gente nuova. Beh, ci vediamo. Ok, adesso vi faccio vedere le ultime zone, dopo, visto che sono circa un 35-40 minuti che registro, anche perché questa è la parte introduttiva, ci mettiamo un po'. Questo è il dottore, sto cercando di uccidere lo Scorpion, e come potresti aiutarti ad uccidere lo Scorpion? Sono un dottore, non un guerriero, per il tuo problema dovresti rivolgerti ad Aradesh o a Tandy o al suo fidanzato Sed, lasciami in pace. Hai bisogno di qualcosa per il veleno? Se avessi un campione del loro veleno potrei preparare un antidoto. Vabbè, questo non ci aiuta, questa è la moglie, che devi tornare domani mattina, vabbè. Vi faccio vedere la zona di là e dopo finiamo qua questo piccolo episodio. Qui non abbiamo un bel cesso e qui abbiamo un altro bel cesso. Ok, questa è la zona delle fattorie. Qui abbiamo il nostro caro amico fattore, che ci regalerà un po' di pix. Vi faccio vedere come. Buongiorno, salve, cosa posso fare per te? Come ti chiami? Mi chiamo Curtis. Cosa puoi dirmi su questo villaggio? Il nostro villaggio è piccolo, ma autosufficiente. Se escludiamo le attacche da parte dei predoni e qualche Red Scorpion nei paraggi, non abbiamo problemi. Aradesh è un buon capo. Che cosa stai facendo? Sono un contadino. Molti anni fa abbiamo creato dei canali di irrigazione che ci permettono di combattere il deserto. Nonostante la desolazione di queste lande, è comunque possibile far crescere qualcosa usando pazienza. Allora, normalmente se non avete un livello di scienza e intelligenza alta, vi viene fuori solo questa possibilità.
Avendo invece settato il personaggio con l'intelligenza alta e comunque anche scienza alta, data dall'intelligenza, vi viene fuori questa possibilità qua. Coltivate tutti i campi nello stesso periodo, probabilmente riuscireste ad ottenere un risultato migliore se adottaste una rotazione. Una rotazione in che senso? Dovete coltivare solo una parte dei vostri campi, permettendo agli altri di recuperare nutrimenti usati dalle piante, lasciando questi terreni a magesse, spero si dica così, magese. Nella stagione successiva otterrete un terreno più fertile e quindi un raccolto migliore. Ah, non ci avevo pensato, sembra sensata, però ottima idea. Ok, va bene, ciao, grazie. Abbiamo guadagnato 500 px e abbiamo fatto il livello. Per il livello semplicemente andiamo qua, come potete vedere sembra che non ci sia nulla da fare, in realtà ci hanno dato 20 punti abilità, che è il massimo che si può tenere all'inizio. Allora, come vi dicevo, abbiamo 20 punti. Cosa vuol dire? Che noi possiamo mettere volendo 20 punti tutti qua, e da 55 andiamo a 95. Perché? Perché praticamente i punti messi in questi punti, in queste abilità grigie, che sono quelle che abbiamo selezionato all'inizio, valgono doppio. Visto che noi vogliamo fare un pistolero e un cecchino, 95 direi che è ottima cosa. Per ora questo livello lo mettiamo qua, anche perché più avanti ci serviranno delle altre abilità che avanzeremo con calma. In questo modo, col primo livello, ci siamo già portati, non dico al massimo perché si può arrivare anche oltre al 100, però praticamente quasi al 100% l'abilità armi leggere. Qua non c'è niente di più interessante, eccetto, dovete guardare bene anche per terra. Qui abbiamo un martello da guerra e qui abbiamo una corda. Se non mi ricordo male, non dovrebbe esserci altro. Ah, logicamente se vi spostate troppo su con la visuale, cliccate, non parte. E questi sono i bramini. O Ibrahim, dipende, traduzione o altro, vedete. Brahmin. Mu. E sono praticamente delle mucche a due teste. Andiamo a vedere qua dentro se c'è qualcosa di interessante. Ci sarebbe una libreria là in fondo. Vediamo se riusciamo, senza farci sgamare, ci mettiamo in modalità furtiva. Guardiamo. Un altro manuale e un'altra corda. Non ci dicono niente. O non ci hanno visto o non gliene fregava niente. Abbiamo la bellezza di tre corde. Ci leggiamo di nuovo il nostro manuale, ovviamente passa del tempo. E siamo passati all'11%. Se non mi sbaglio, i libri danno un 10% di punti fino a una determinata percentuale, poi diminuiscono col passare del tempo. Qua ci sono bambini ovunque, che in determinate città dovremmo stare attenti perché sennò ci derubano. Benissimo, in teoria dovremmo andare a uccidere Red Scorpion per farci amici la cittadina, ma siccome siamo ancora delle mezze pippe, andiamo verso il Vault. Ecco, qui ci sono degli incontri casuali che possono succedere, tipo si parlava di Red Scorpion, volevo farvene vedere uno che di solito si trova davanti al Vault, e qua ne abbiamo uno. 5 punti vita. Altri 3 punti vita, per fortuna siamo abbastanza, siamo più veloci di lui, per cui riusciamo a colpirlo meglio. E ci danno 110 px. I Red Scorpion, l'unica cosa che vi possono dare sono la coda con la sacca di veleno all'interno, che si serviranno più avanti, vi faccio vedere come. Adesso arriviamo al Vault e io, ragazzi, stacco perché ho anche pronte le pappe. Voilà. Questa è una mappa abbozzata del Vault. Noi arriviamo. Come vedete, è una vecchia baracca, sta in piedi a malapena e sembra sia stata svuotata da molto tempo. Qua vediamo che c'è un tombino per scendere. Scendiamo. E per ora ci fermiamo qua. Andremo avanti quanto prima. Come ho detto, faccio due episodi, almeno due episodi alla settimana, poi per il resto vediamo. Vabbè ragazzi, da Tarfone è tutto, spero vi piaccia questa serie, spero di riuscire a portarla a termine, io cerco di metterci il massimo, ci vediamo al prossimo episodio.